Buonasera, carissimi, carissimi amici del canale. Scusatemi, ma non riesco neanche a parlare per questo atrocissimo mal di dente. Veramente sembro di essere, non so, con tutta una parte del viso che mi tira. Sembra che mi stanno tirando la carne. Vabbè. Comunque, buonasera. Allora, sto continuando a preparare gli oroscopi, okay, di questa settimana, e però mi sono fermata un attimo comunque per chiaramente per fare l'oracolo del giorno, sapere quali sono le novità di giorno 19 luglio 2002, quindi domani 19 luglio. Allora, nel frattempo a tutte quelle persone nuove che stanno guardando questo video, invito chiaramente a iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno comunque di me, di qualsiasi genere di informazione, sul canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi, non rispondo a numeri che non conosco. Adesso invece andiamo a vedere, ci dedichiamo alla stesa e quindi come vi ho detto andiamo a vedere che cosa accadrà nella giornata di domani per noi, chiaramente tutti quanti. Lo andiamo a chiedere un attimo soltanto perché mi si sta spaccando una carta. Un attimo soltanto, scusatemi. Eccomi qua. Scusate, prima che magari rimanevo senza carte, non sapevo cosa leggervi. Ok, ho dovuto rimediare. Allora, dicevo, andiamo a vedere quindi quali saranno per noi tutti le novità di domani, 19 luglio 2022, come sarà la giornata, come ci andrà domani la giornata. Lo andiamo a chiedere, classico, insomma, 5 carte, ok, e anche questa. Un attimo soltanto anche qui. Eccoci qua, abbiamo risolto il problema. Dicevo, lo andiamo a chiedere alle nostre 5 carte come facciamo di solito e andiamo a fare i nostri chiarimenti. Ok, quindi domani 19 luglio 2022 cosa accadrà e quali saranno le novità in questa giornata 19 luglio 2022? Che bello. Insomma, vi trovate o voi o la vostra persona di interesse, ok, a sentirvi comunque innamorati, a desiderare comunque un qualcosa di stabile, di felice. Comunque uno stare, un voler stare bene, ok? E a cercare di avere in tutti i modi comunque una felicità. Però dovete stare attenti, o voi o l'altra persona a una terza persona, quindi voi o la vostra persona di interesse, dovete stare attenti a una terza persona. A una persona che potrebbe essere la rivale, come potrebbe essere invece una terza persona che vi causa comunque sia dei problemi, ok? Vi causa dei problemi più che altro, vi causa degli ostacoli che possono essere difficili da superare, e mentre voi siete proiettati per il vostro futuro, perché state comunque cercando di costruire qualcosa. Ma con questi ostacoli a un certo punto c'è una certa insoddisfazione nella coppia o in altro che vi mette nelle condizioni di dovervi allontanare da una determinata situazione, perché questa situazione è bloccata e voi avete bisogno comunque di afferrare, accettare delle nuove opportunità, della felicità, perché volete, ripeto, comunque sia, stare proprio sereni, stare proprio bene, ok? Abbiamo un
due di coppe e due di denari, dove ci sono dei messaggi dell'interesse comunque di relazionarsi alla vostra metà. Quindi un parlare, un comunicare, ok? Non soltanto questo. Probabilmente attraverso questi messaggi, attraverso queste comunicazioni, può essere pure che vi andrete comunque a vedere. Quindi il voler chiudere una determinata situazione potrebbe essere in merito a terze persone o potrebbe essere in merito proprio a una chiusura di una relazione, di una, scusatemi, situazione che vi sta comunque sia stretta, ok? E ripeto, avete tutti gli interessi comunque di voler incontrare la persona di vostro interesse. Andiamo a vedere questo 10 di coppe cosa vuole comunicarci e quindi andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Ci sono dei dubbi che potreste, ripeto, avere se questo 10 di coppe siete voi ad avere comunque dei dubbi, siete voi a vivere una situazione un po' altalenante e siete voi che dovete prendere comunque sia una decisione. Il dover chiudere una determinata situazione che vi porta comunque sia a stare male e il dover uscire da questi schemi ormai stagnanti, da questa situazione ormai stagnante, che vi causa soltanto delle problematiche e cercare di avventurarvi, ok, verso un qualcosa comunque di nuovo nel fare comunque sia dei progetti breve e a lungo termine, quindi il pensare comunque sia alla vostra vita e il comunicarli anche, perché è giusto che voi lo diciate. Poi abbiamo questo due di denari. E vediamo cosa vuole dirci questo due di denari. Come vi ho detto, c'è una terza persona, una rivale, un qualcuno che cerca comunque sia di ostacolarvi in quello che volete realizzare, il vostro successo, il vostro trionfo, e cerca di ostacolarvi anche per voi per un nuovo inizio. Cerca comunque a tutti i costi di mettervi il bastone fra le ruote, nel cercare appunto proprio di creare ostacoli e non farvi arrivare dove volete arrivare voi, in un qualcosa comunque sia di nuovo, ok? Nella coppia, per chi è in coppia o anche se c'è qualcuno di vostro interesse, c'è comunque tanta passione, tanta attrazione fisica, ok? Ci possono essere magari delle notizie che possono non piacere per qualcuno, nell'ambito magari potrebbe essere che qualcuno vi comunica che non sta bene. Andiamo a vedere il 4 di denari rovesciato, cosa vuole comunicarvi. Ci sarà un incontro domani con qualcuno, un incontro con tanta passione. Possono magari anche saltare fuori dei piccoli conflitti, dei piccoli battibecchi in merito appunto a un qualcosa che si è venuto a creare che vi sta provocando comunque sia un ostacolo o degli ostacoli in generale. Ok, voi volete comunque andare avanti e c'è qualcuno che sta cercando a tutti i costi di bloccare una determinata situazione perché prova gelosia o
nei vostri confronti. Se di coppe rovesciato, cosa vuole comunicarvi? E quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. In un certo qual modo comunque sia c'è della giustizia, cioè si arriva comunque a compimento di qualcosa. Potrebbe arrivare una lettera da un contenuto magari negativo, come potrebbe rappresentare anche una relazione molto importante per voi, oppure chi ha una persona di suo interesse è molto ma molto importante. Ok, come invece qualcuno potrebbe comunicare, qualcuno o voi o il partner potrebbe comunicare magari un qualcosa che non vi fa del tutto piacere, perché si arriva chiaramente ad avere una giustizia, a fare chiaramente dei progetti, a una chiusura comunque sia di un qualcosa, a cercare comunque di risolvere a tutti i costi delle problematiche. Si è concentrati comunque sul futuro, però purtroppo per colpa di ostacoli presenti ci possono essere delle difficoltà nell'andare avanti e nel proseguire per quelli che sono i vostri obiettivi. Il 2 di coppe rovesciato, vediamo cosa vuole comunicarci. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Sì, c'è una certa insoddisfazione, perché? Perché la situazione è pesante, dovete uscire infatti da questa situazione stagnante che vi avvolge, che vi crea, ripeto, non vi permette di avere la strada, la strada del successo, non vi permette, c'è proprio qualcuno che non vi permette di realizzarvi e di avere per voi stessi comunque un certo benessere. Ok, quindi dovete proprio abbandonare determinate situazioni, determinate persone che vi creano, ecco, vi vanno soltanto a bloccare la vostra strada, il vostro cammino e non vi permettono di sfociare in un qualcosa di bello e di nuovo. Comunque presto ci sarà la chiusura di un ciclo, dove appunto vi permetterà questa chiusura di ciclo, vi permetterà di andare avanti verso un qualcosa di nuovo, ok? E di iniziare proprio qualcosa di nuovo per la vostra vita. Andiamo a vedere il 2 di denari e il 2 di coppe rovesciato, cosa vuole comunicarci? Lì dove qualcuno vuole incontrarvi, ok, o voi volete incontrare qualcuno di vostro interesse, potrebbe essere che non c'è un accordo, c'è un qualcosa che non vi permette o non permette l'altra persona di poter arrivare a buon fine. Magari potrebbe essere, ripeto, un ostacolo nel poter incontrare comunque sia qualcuno. Vediamo 2 di denari e 2 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare? Qual è questa lettera dal contenuto negativo? È un qualcosa che vi turba, ok, per il momento, cioè nel momento che comunque vi arriva.
però è un qualcosa che va a trovare una soluzione, va comunque sia a risolversi. In che modo si risolve questa problematica? Andando a discutere, quindi c'è una comunicazione che vi arriva tramite posta, una lettera che vi arriva tramite posta dove ha un contenuto negativo, che per voi in realtà questa cosa è una risoluzione. Ok, quindi probabilmente è quel dubbio che avevate da diverso tempo, quindi c'è questa soluzione, c'è questo qualcosa comunque di positivo che va a concludersi comunque sia con delle discussioni, con dei litigi, ok? Qualcosa che potrebbe anche portare alla rottura. E in questo caso vi dico, voi mi dite, ma sei pazza? Cioè, ma sei pazza come? Un qualcosa di brutto porta a risolvere qualcosa? Certo, perché potrebbe probabilmente essere qualcosa che voi state aspettando e che arriva, ripeto, a risolvere determinate cose che voi fino adesso vi siete impegnati e non siete riusciti a risolvere. E aspettavate questa carta. Andiamo a vedere il 2 di spade con il 2 di coppe rovesciato. Cosa vuole comunicarvi? Comunicazioni non positive da parte del proprio partner. Che genere di comunicazioni non positive? Vediamo un po'. Probabilmente il vostro partner vi comunicherà magari qualcosa, o la persona di vostro interesse vi comunicherà qualcosa che magari già da tempo si stava aspettando. È un qualcosa che infatti è da tempo in realtà che si sta aspettando e ve lo posso comunicare. A livello di sentimenti, comunque è chiaro, nel senso c'è un certo interesse per una determinata cosa o per una persona di vostro interesse, quindi comunque che siano sentimenti, che siano altre cose, comunque ci sono, c'è una chiarezza comunque in tutto. Ripeto, è proprio un qualcosa che stavate aspettando da diverso tempo. C'è tanta attrazione fisica, anche se questa cosa comunque vi porta a non. Vi mancano dei tasselli, ok? Non riuscite a capire tante cose perché vi mancano comunque dei tasselli. E la vostra relazione, per chi ha una relazione o per chi magari sta incontrando qualcuno, sta frequentando qualcuno, potrebbe andare avanti. Con degli ostacoli, come vi avevo detto prima, ok? Anche se comunque stiamo parlando di una relazione importante, c'è un incontro. Domani vi incontrerete con qualcuno, ok? Con la persona di vostro interesse o il vostro partner. Dove ci sono delle comunicazioni che dovete, un qualcosa che vi deve essere detto o che dovete comunque parlare, un qualcosa che, ripeto, vi porta comunque alla giustizia, ad ottenere giustizia. 4 di coppe rovesciato e 4 di denari rovesciato. Cosa vuole comunicare? Questa attrazione che c'è nel rapporto di coppia e non solo. Attrazione, se c'è qualche altra cosa che dobbiamo sapere. Ci sono problemi a casa e in famiglia, quindi probabilmente questa persona vi deve comunicare alcune problematiche comunque che ha con la famiglia, che ha a casa, per permettervi comunque, quindi per voi vi dirà delle novità. E queste novità saranno comunque belle per voi, perché per voi sarà l'inizio comunque sia di un qualcosa dove pensavate fosse solo ed esclusivamente un'illusione. Andiamo a vedere asso di denari rovesciato e asso di spade rovesciato.
cosa vuole indicarci. Giustizia, 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 giustizia in cosa? Allora, c'è un incontro e su questo non ci piove. Ok, c'è tanta attrazione, quindi da questo incontro può esserci comunque sia. Quindi per altri di voi c'è qualcosa che va ostac che ostacola questo incontro. Per altri invece di voi vi incontrate e c'è tanta passione, perché comunque nel vostro rapporto comunque sia c'è tanta attrazione, ok? Si vede che proprio vi piacete. C'è questo evento non molto positivo che può accadere nella giornata di domani. Allora, qual è l'evento in arrivo non molto positivo nella giornata di domani, 19 luglio 2022? Di quale evento stiamo parlando, non molto positivo? Evento non molto positivo, riuscirete a scoprire qualcosa in merito a qualcuno, avrete chiarezza in merito a qualcuno che vi sta vicino ma che non vi fidavate, no, o meglio, scusatemi, che vi sta vicino, che vi fidate ma che vi comunque attraverso questa chiarezza vi renderete conto comunque sia di che razza di persona è e chiaramente andrete a chiudere i rapporti con questa persona. E voi avrete delle grandi soddisfazioni, delle grandi gratificazioni. Andiamo a vedere invece l'evento molto importante in vista che accadrà nella giornata di domani, 19 il blocco su una certa situazione. C'è una situazione che si andrà a bloccare, un qualcosa che magari è da tempo che ponete resistenza, è da tempo che non lasciate andare questa determinata situazione. Per alcuni di voi può essere che se incontrate qualcuno non andrete oltre, vi soffermerete soltanto a parlare, perché potrebbero esserci altre problematiche che si devono chiarire, che purtroppo non vengono comunque chiariti così facilmente a causa di una persona. Quindi voi avrete più che altro maggiori informazioni. E c'è comunque una parte della chiarezza che comunque avete, vi renderete conto, c'è anche una fine di un ciclo. Tre di bastoni e tre di denari rovesciato, cosa vuole comunicare? Dovete riflettere per questo sentimento, vi siete feriti tantissimo, ve ne siete detti di cotto e di crude, cercate magari di avere chiarezza su altre cose, comunque questa chiarezza non c'è. La situazione è momentaneamente bloccata, ci sono delle questioni che tardano ad arrivare, ok? Informazioni che vi portano chiarezza. E dovete riflettere tantissimo sulla situazione che state vivendo, con chi dovete chiudere e con chi invece dovete continuare ad andare avanti per la vostra strada. Ragazzi, questo è quanto.
per quello che accadrà nella giornata di domani, 20, no, 19, 19 luglio 2022. Se vi è piaciuto il video, io vi invito a lasciare un like, magari a commentarmi anche, fatemi comunque sia sapere. Questo è quanto e noi ci sentiamo più tardi per chiaramente gli oroscopi settimanali. Grazie a voi, buona serata.